credo che le prestazioni ci siano sempre state, quindi abbiamo subito veramente poco nelle ultime, da un mese a questa parte, credo che stiamo giocando bene, forse a Vicenza abbiamo creato di più, ma anche qui comunque in casa con Giana e Renate, anche se abbiamo raccolto soltanto un punto, ma poi soprattutto a Verona e Fermo credo che abbiamo fatto delle ottime partite, non ci dobbiamo fasciare la testa. Entreremo in campo per affrontare una squadra blasonata che sta meglio di noi in classifica, però credo che possiamo comunque contare su tanti ragazzi e vediamo quello che succede. Abbiamo recuperato degli infortunati soltanto Vitale, quindi abbiamo fuori Speranza, Barbuti, Spighi, Caidi, Piacentini, Ventola. Io credo che per comandare il gioco bisogna giocare a tre. Poi vediamo adesso ancora no, è inutile, cioè non so ancora quello che facciamo domani. Il Pordenone non è che lo scopro io, quindi ci mancherebbe massimo rispetto, però il rispetto è sul campo poi siamo tutti uguali. Hanno giocatori importanti, sono anni che costruiscono squadre per vincere. L'anno scorso hanno fatto un'impresa incredibile, andare a fare 0-0 a Milano, mi sembra. Hanno perso i rigori, no? Sì. Eh sì. Però è una squadra, insomma, che tutti gli anni puntano a fare campionati importanti. La consapevolezza di quello che sei, di quello che siamo come squadra, sia a livello individuale che a livello collettivo, faccia la differenza dal punto di vista delle motivazioni. L'importante è essere consapevoli. Se tutti siamo consapevoli di ciò che siamo, possiamo fare bene. Ma se non si è consapevoli, difficilmente si riesce a motivare e a fare bene. E parlo di motivazione interna e di motivazione primaria. Poi le motivazioni secondarie possono essere date dalle sollecitazioni dell'ambiente, ma l'ambiente non magari i tifosi, voglio dire, tutti gli altri aspetti che sono fuori da noi.